Salve a tutti, riprendiamo la discussione interrotta sulla mia sorgente digitale. Come avevo annunciato nello scorso video, nella prima parte, la mia sorgente digitale è formata da un DAC che mi permette di ascoltare la musica liquida. Nello scorso video ho presentato il DAC. Quest'oggi mi soffermo sulla musica liquida in genere, quindi parleremo di file, e poi continuerò a descrivere com'è composta la mia sorgente digitale, nella fattispecie dove conservo i file, quale sistema, quale computer utilizzo per l'ascolto della musica digitale, e farò una carrellata di software per l'ascolto della musica digitale. E poi ci sarà una terza parte dove parlerò di DAFile, che per me è il mio lettore di riferimento. Iniziamo subito parlando di quello che è la registrazione digitale. La registrazione digitale è determinata sostanzialmente da due fattori: profondità di bit e frequenza di campionamento. Più bit vengono utilizzati, più ampia sarà la gamma dinamica della nostra registrazione. Di conseguenza, maggiore è la frequenza di campionamento, più dettagliata sarà la nostra registrazione musicale. Ecco, questa è quella che è una registrazione digitale. Quello che ho appena descritto è un tipo di registrazione che chiamiamo comunemente PCM. Noi siamo abituati, conosciamo tutti, il CD audio. Ora, la registrazione di un CD audio è fatta usando 16 bit e 44,1 kHz. Questo è stato uno standard di buona qualità che ci ha accompagnato per tutti gli anni 80 sicuramente. Tuttavia esistono file ad alta risoluzione. Per alta risoluzione si intende file ottenuti da registrazioni utilizzando più di 16 bit, 24 per esempio bit, e 96 kHz. Oltre ai file PCM esiste un altro tipo di file digitale che vengono chiamati DSD, ma questo ne parliamo immediatamente dopo. Fermiamoci un attimino sul PCM e vediamo di capire che cosa succede, perché abbiamo capito cos'è un PCM. Ma questo PCM può essere un file PCM, può essere un file di tipo WAV, può essere un file di tipo FLAC, può essere un file di tipo MP3, e questi sono soltanto i più comuni. Esistono tanti altri tipi di distensione. Ma cerchiamo di capire che cosa sono questi file. Cos'è un MP3, cos'è un FLAC, cos'è un WAV? Un WAV è un file non compresso, quindi è un file digitale non compresso, non ha nessuna compressione. Benissimo. Mentre un MP3, per esempio, è un file compresso. È un file compresso che perde dei dati. Per ridurre lo spazio che andrebbe a occupare nel nostro hard disk, dobbiamo perdere dei dati. Mentre il file di tipo FLAC è un file compresso senza perdita di dati. Il corrispettivo del FLAC nel mondo informatico di tutti i giorni è un file zip. Quando noi zippiamo una cartella non abbiamo nessuna perdita di informazione. Ecco, questo è l'esempio più immediato forse per capire questo discorso qui. Torniamo un attimino all'MP3. L'MP3, ovvero un file compresso con perdita di informazione, viene chiamato normalmente lossy. Questa perdita di informazione dipende dal suo bitrate. Più è alto il bitrate, meno perdita di informazione abbiamo. Più è basso il bitrate, peggiore sarà il nostro file da un punto di vista audio. Ora, confrontando un file FLAC con un file MP3, resta ovvio che più è sensibile il nostro sistema Hi-Fi, più
è avvertibile la perdita di informazioni dell'MP3. Ovviamente meno è sensibile il nostro sistema HiFi, meno è avvertibile. Se ascoltiamo la musica nel cellulare, probabilmente non ci accorgiamo della differenza, a meno che non abbiamo un MP3 veramente di pessima qualità. Ma se ascoltiamo un MP3 di buona qualità, inuncia il telefono cellulare con tutti i limiti che ha un telefono cellulare, possibilmente, forse, non ci accorgiamo della differenza. Se lo mettiamo in un sistema HiFi sensibile e evoluto, noteremo una grande differenza. Quindi, facendo una sintesi, già abbiamo una differenza di qualità in base a quella che è la registrazione del nostro file digitale. Perché, come abbiamo visto, un file digitale audio a 16 bit, 44,1 kHz, ha uno standard qualitativo, mentre un file audio a 24 bit, 96 kHz, ha uno standard qualitativo più alto. Ma dicevo, oltre al PCM esiste anche un altro tipo di registrazione digitale, che è il DSD. Che cos'è il DSD? Il DSD usa un solo bit, però una frequenza di campionamento elevatissima, decisamente più elevata di qualunque altro formato. Il primo DSD che abbiamo visto era quello utilizzato per i super audio CD, che andavano tanto di moda qualche anno fa. Un super audio CD non era altro che una registrazione DSD 64, dove 64 sta per il fattore moltiplicante del riferimento alla frequenza di campionamento del CD. Pertanto, per capire che frequenza di campionamento ha un DSD 64, dobbiamo moltiplicare 64 per 44,1, che è la frequenza di campionamento del CD. Oltre ai DSD 64 esistono i DSD 128, esistono i DSD 265. Addirittura, ultimamente, in alcuni studi di registrazione si registra con DSD 512. Ora la domanda è: suona meglio un DSD o un PCM? E qui c'è una grande, sono due grandi fazioni: chi fa il tifo per il DSD, chi fa il tifo per il PCM. Al di là delle varie considerazioni, quello che io ho potuto notare è che in linea di massima un buon DSD di norma suona meglio di un buon PCM. Ma è anche vero che non è sempre così. In alcune registrazioni io personalmente trovo migliori dei PCM, in altre trovo migliori dei DSD. Ascoltate i vari formati e fatevi un'idea vostra. Fatta questa premessa sui file digitali, andiamo a vedere le mie apparecchiature per ascoltare la musica digitale. Eccolo qua il mio computer. Questo qui, come vedete, è piccolissimo, veramente piccolo, ed è un Intel NUC. Questo computer è stata la soluzione migliore che io ho trovato per la finalità per cui l'ho acquistato, ovvero l'ascolto della musica liquida. Per diverse ragioni, non solo per le dimensioni compatte, quanto perché il computer è a dissipazione passiva, quindi non ha nessuna ventola e pertanto è estremamente silenzioso. Cosa molto importante quando si usa un computer per l'ascolto della musica. Il silenzio è sicuramente un punto forte. Il computer ha un processore Intel i3, ho montato 8 GB di RAM, ha due prese USB qui nel frontale, ne ha altre due dietro, non ha la connessione Wi-Fi questa, volendo si può acquistare una schedina Wi-Fi, ma io non l'ho presa,
e c'ha un ingresso LAN ed è collegato tramite LAN direttamente al mio router. Il computer monta, ho montato su questo computer come hard disk, due SSD per diverse ragioni. Uno, l'SSD è anche quello sono silenziosi, non sono rumorosi come i normali hard disk, e inoltre sono molto più rapidi proprio come velocità, sono molto più rapidi rispetto ai classici hard disk. Nei due hard disk, in uno ho montato, c'è installato una versione di Windows 10, dove è presente FUBAR, che è un lettore musicale. Nell'altro hard disk invece è montato DaFile, che è l'hard disk che normalmente uso per l'ascolto di musica. Ma non uso questi due hard disk presenti su questo computer per archiviare la musica. Per archiviare la musica uso un NAS. Il NAS in questione è questo qui che vedete in fotografia, della KNAPP. Il NAS monta, nel mio NAS sono montati due hard disk da 2 terabyte. E il NAS è collegato alla mia rete LAN tramite sempre il router, e quindi è accessibile da qualunque dispositivo che ho in casa. Pertanto, quando collego il mio Intel NUC, accedo alla musica del NAS. Una cosa importante, a casa mia, ho creato, quando ho comprato questa casa e l'ho ristrutturata, ho creato proprio una rete LAN per tutta la casa, in maniera tale che io avessi comodamente delle prese LAN, come ad esempio ne ho una dietro proprio questo computerino qui. Il cavo di rete LAN che ho utilizzato è un cavo schermato, giusto per evitare possibili disturbi avendo un cavo LAN che girasse per tutta la casa. Altra cosa a cui fare particolarmente attenzione è il cavo USB. Il cavo USB ho potuto constatare che è spesso sensibile, modifica il suono. Nel caso mio specifico, dove dopo diversi tentativi mi sono trovato bene con un cavetto non nemmeno troppo costoso della Wild World, nel caso specifico il modello si chiama Ultra Violet, ma vi lascio tutti i link in descrizione. Eccoci qui, ho acceso il computer per farvi vedere ancora qualcosina. Qui siamo in Windows 10. Bene. Una delle cose che dovete fare per utilizzare il vostro Intel NUC o qualunque altro computer per l'ascolto della musica liquida è installare i driver del vostro DAC. Ecco, qui c'ho la cartellina del mio DAC, io ho installato i driver. Altra cosa che dovete fare, dovete andare qui sulle impostazioni del suono. Aspettate. Come vedete, come uscita audio c'è il mio DAC, DAC Box DS2 USB. Per farlo, andate qui e su riproduzione impostate come predefinito il DAC Box DS2 o il vostro DAC, insomma. Tutto qua. Una volta fatto questo, non è finita qui. Vi apro per esempio FUBAR, che vi faccio vedere come funziona FUBAR. Ok, avviato FUBAR, andiamo su menu e preferenze. Ora dovete installare dei driver ASIO oppure Wasabi per fare questa operazione. Una volta fatti, andate in Output
e qui impostate la vostra il vostro DAC da questa tendina qui. Una volta installati i driver del DAC, dovreste trovare qui il vostro DAC, e il gioco è fatto. In questo punto Fubar è in grado di far suonare la musica tranquillamente. Altra cosa consigliatissimo qualora utilizziate il PC con Windows è scaricare questo programmino. Esiste in due versioni, una gratuita e una a pagamento. Questa è quella free, che si chiama Fidalizer, che non fa altro che, una volta avviato, chiudere tutti i processi inutili per la riproduzione musicale e dare molte più risorse all'operazione di ascolto della musica. Il risultato è notevole, si sente molto la differenza tra l'uso di Fidalizer e no. Un'ultima cosa, come vedete qui c'ho il collegamento al mio NAS, vi faccio vedere, ecco qui c'è tutta la mia musica, sostanzialmente c'è tutta la mia musica, la mia collezione musicale, tutta messa qui sul mio NAS, e lo leggo tranquillamente anche con Fubar. Vi faccio rivedere, lo riapriamo. Ecco qui, andiamo ad aprire la musica. Questa è la mia cartella del NAS, e qui c'è tutta la mia musica. Questo è tutto. Bene, chiudiamo qui questa seconda parte dedicata all'ascolto della musica digitale e alla mia sorgente digitale. Come avete visto, è un discorso complesso. Abbiamo parlato di DAC, abbiamo parlato di computer, abbiamo parlato di formati di file diversi, e vi aspetto per la terza parte, dove farò un approfondimento su DAFile, che, lo ripeto per l'ennesima volta, è il mio sistema preferito per l'ascolto di musica digitale. Discorso complesso, perché non è un vero e proprio lettore come lo era Fubar che abbiamo intravisto, bensì è un vero e proprio sistema operativo. Farò un tutorial, vi spiegherò come si installa, come funziona, come lavora, come fargli leggere la musica che abbiamo nel nostro NAS. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un bel mi piace, a condividere questo video e iscrivervi al mio canale. Vi aspetto per la terza ed ultima parte. Arrivederci a tutti.